buongiorno. Io abito a 500 metri da qui, quindi spessissimo passo in questa strada e da tanti anni, credo che siano almeno 4-5 anni, ho visto che hanno finito questa bellissima scuola, dopodiché hanno chiuso, non c'è neanche il numero civico e hanno abbandonato, cioè qui ci sono erba alta. Allora è una cosa stranissima, credo che siano, poi ho letto sui giornali che sono passati 5 anni dalla fine ai lavori. Ho cercato di informare, di fare qualcosa, perché con la crisi attuale, no, di spazi nelle scuole sarebbe utile utilizzarla. Quindi ho scritto una lettera al direttore di una scuola qui vicino, lui mi ha detto: io ho attivato l'assessore alla scuola del comune, del municipio, dopodiché non ho saputo niente. Mi fa piacere vedere che anche Stefano per la riapertura di questo asilo nido, che ha una vasta capienza, potrebbe prendere dai 69 ai 70 bambini, lattanti medi e grandi, quindi per queste esigenze, per tutte le mamme del nostro territorio e per i nostri piccoli, vi prego Giuliana e Virginia, riapriamo questo asilo nido che è meraviglioso. Allora, siamo qua questa mattina perché c'è una situazione di abbandono sostanzialmente di una scuola realizzata con i soldi dei cittadini dal Campidoglio, ma tuttora non consegnata dal Dipartimento al Municipio Decimo. Noi siamo qui per protestare perché è assurdo che una struttura del genere, costata parecchi soldi, con i lavori finiti da anni, il collaudo finito nel 2018, oggi sia in queste condizioni. Vedete l'erba alta a 10 metri e tra l'altro in un momento in cui sappiamo le aule quanto servono per la situazione del Covid. Questa è una scuola per l'infanzia ad Acilia, qui ci vive un sacco di gente, avrebbero bisogno di questa struttura, ma purtroppo a Roma a volte succede che ti dicono pure che 5 anni in fondo sono pochi. Ecco, ci siamo abituati al peggio e il peggio è vedere una risorsa pagata, ripeto, dalle nostre tasche che rimane ferma. Poi i danni che arrivano dopo, perché questa scuola poi è stata anche vandalizzata, naturalmente nessuno controlla, sono altri soldi che dobbiamo pagare. Quindi c'è poco da festeggiare, lo dico alla sindaca, alla presidente Di Pillo, che settimane fa hanno festeggiato la consegna di un'altra scuola sempre più ad Acilia. Questa scuola qua deve essere consegnata, quindi datevi una mossa, svegliatevi e fate in modo che quanto prima le famiglie di Acilia e del decimo municipio possano usufruire di questa scuola.